Buongiorno ragazzi, benvenuti. Ciao, ben trovati. Allora, partiamo direttamente da te. Il tuo nome? Ciao, mi chiamo Andrea, faccio pallavolo da quasi 3 anni e il mio ruolo è l'alzatore. Grazie Andrea. Ciao. Ciao, io faccio la banda. Sì. Da 1 anno e mezzo gioco a pallavolo e mi chiamo Andrea. Grazie Andrea. Io sono Edoardo. Faccio pallavolo da quasi 4 anni e il mio ruolo è palleggiatore. Grazie, Edo. Sono Edoardo, faccio pallavolo da 1 anno e mezzo e faccio il centrale. Grazie. Sono Giulio, faccio pallavolo da 2 anni più o meno e sono centrale. Grazie, Giulio. Sono Nicolas, faccio pallavolo da 5 anni e sono una banda. Grazie, Nicolas. Sono Riccardo, faccio pallavolo da quasi 2 anni e sono un palleggiatore. Bene. Mi chiamo Jacopo, faccio pallavolo da quasi 2 anni e faccio l'opposto. Bene. Ciao, mi chiamo Andrea. Ciao Andrea. Faccio pallavolo da 2 anni e gioco come banda. Allora, innanzitutto che campionato avete fatto quest'anno? WISP. Mi correggo. Under? 16. Under 16. Vi siete trovati bene? Avete trovato squadre forti, non forti? E vi siete difesi? Presumo proprio di sì, eh? Sì, con alcune sì, altre no. Bisogna crescere, ragazzi. Bisogna allenarsi, bisogna fare sempre attenzione a ogni minimo particolare che l'allenatore vi dice, ok? Qualsiasi cosa lui vi dice, seguitela sempre. Anche se vi verrà noia, potete anche pensare un'altra volta. Se vi fa fare un allenamento intero di battute, fatelo. Se vi fa fare un allenamento intero di palleggio, fatelo. Ok? Ok. Tanto l'allenatore sa di cosa parlo sicuramente. Anzi, nel frattempo, se l'allenatore dov'è? Per esempio. Ciao. Ciao. Allora, raccontami un po' di questi piccoletti. Ma quest'anno il primo anno che vi alleno. Sono molto migliorati dall'inizio, abbiamo cominciato a specializzarmi nei ruoli. Bene. Quindi abbiamo introdotto i due centrali e i palleggi principalmente, gli altri sono rimasti appunto nel ruolo. Diciamo che da inizio anno abbiamo fatto dei passi in avanti. Bene. Diciamo che la strada è ancora lunga. Sì, con calma, insomma, sono ragazzi, vedo comunque sia sereni e quindi mi sembra anche che abbiano molta voglia di giocare. Sì, assolutamente. Voi che dico squadra siete? Santiago. Torino. Vicino a Torino. Vicino a Torino, sì, ok. Provincia di Vercelli. Perfetto. E questo allenatore cosa ne pensate? Non si domanda mai, eh? È bravo. Non ho dubbi, si legge dagli occhi. E invece abbiamo anche il dirigente. Ciao. Sì, faccio anche aiuto secondo allenatore. Bene. E da tanto che anche te fai questo. Allora, allenare nella società abbiamo già da 3 anni. Loro li abbiamo presi entrambi quest'anno e non c'è molto altro da dire a quello che è già stato detto. Ma raccontateci questa avventura, il vostro in pratica è un camp, giusto? Esatto, sì. E noi apprezziamo tantissimo la vostra presenza perché è fondamentale anche per la partecipazione di altre squadre maschili, sì, soprattutto. E io vi ringrazio di cuore. Grazie. A presto, grazie ragazzi, ciao ciao. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ciao. Allora, da dove venite? Da Roma. Da Roma o de Roma? De Roma. Va bene, dai. Allora, vi dite per favore il vostro nome. Sono Flavio. Ciao. Ciao. Io sono Danilo. Ciao Danilo. Io Gabriele. Ciao Gabri. Alex. Ciao Alex. Io Nicolò. Ciao Nicolò. Alessio. Ciao Alessio. Io sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. Tommaso. Ciao Tommaso. Lorenzo.
Ciao Lorenzo. Daniele. Ciao Daniele. Gabriele. Ciao Gabri. Michele. Ciao Michi. Allora, innanzitutto, a quanto ho capito, voi siete venuti qua per un camp, giusto? Sì. Con l'altra squadra che ho appena intervistato. Sì. Ok. E mi dite all'incirca da quanti anni giocate? Uno, due, tre, cinque, sette. Gioco da un anno. Un anno. Anch'io gioco da un anno. Da sei. Sei anni? Wow. Uno. Gioco da un anno. Tre. Tre? E gioco da un anno. Io questo dovrebbe essere il quarto. Ok. Tu? Cinque. Tu? Me anche. Anche per me è il quarto. Sì? Da quest'anno. Sì? Tre anni. Perfetto. Insomma, avete qualche esperienza, chi più chi meno, però avete esperienza. E in particolare vorrei parlare con Tommaso. Ciao Tommaso. Senti, come ti trovi nella squadra? Che te sei più piccoletto. Io ho visto la tua battuta, è veramente forte, eh. Continua così, mi raccomando, eh. Bravissimi. E vi state divertendo qua? Avete trovato giochi, divertimenti? Sì, sì. Tipo? Tommaso? La piscina. Siete andati? Il mare, ci siamo divertiti tantissimo. Bene. Anche voi vi siete divertiti, ragazzi? Sì, sì. Bene, bene, bene. Sentite, ma un allenatore ce l'avete? Sì. Come si chiama? Cristina. Cristina, ma la chiamiamo ad alta voce? Cristina. Cristina, dove sei? Ciao Cristina, ciao. Allora bella, ciao, ben arrivata. Raccontaci un po', questi bambini da quanto li alleni? Allora, io chi più e chi meno da qualche anno, quest'anno però questa rosa è il primo anno in pieno. Bene, e in effetti è vero, noi ci siamo conosciute lo scorso anno e mi fa tanto veramente piacere rivederti perché capisci la realtà WISP, nel senso sport per tutti. Assolutamente. Assolutamente. Vedo infatti che ci sono ragazzini del 2014 e ragazzini del 2010, quindi insomma tanto di cappello, come si dice, nel senso ben venga questa cosa qua, eh? Allora, vediamo un po', oltre alla nostra allenatrice vostra, chi abbiamo? Come? Simone. Non ho capito. Simone. Simone. Ciao Simone, ciao, piacere. Allora, raccontami un po'. Diciamo che per me è la prima esperienza con una squadra, da allenare. Sono arrivato a gennaio a soccorrere Cristina. E il gruppo è carino, simpatico, si impegna, bravi. Quindi dai, c'è da divertirsi. Sentite un po', ma i vostri allenatori, secondo voi, hanno giocato a pallavolo? E la Cristi? Vabbè. Senti un po', Tom, e la Cristi? Sì, non l'ho mai visto giocare perché per allenare noi ha smesso, però Simone gioca in B. Wow, davvero? L'hai vista Cristi? Gioca bene, vero? Si impegna. Bene, dai. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo e ritorno un attimo ai vostri allenatori. Allora, a parte, giustamente, quante volte vi allenate? Tre volte a settimana. Tre volte a settimana. Insomma, tosta, eh? Sì, ma ne mancano altri 20. Sì, esatto. Quindi sono un bel gruppo. Bene. E la scelta di arrivare qua è stata richiesta sicuramente da voi per poter far partecipare anche questi ragazzetti. E che dire, speriamo che il prossimo anno ci sia un pochino più abbondanza di maschietti, anche perché voi siete qua, come ho detto prima, per il camp, quindi avete giocato tra di voi e avete fatto, se non sbaglio, vi siete mescolati tra di voi, sì, giusto? Sì, abbiamo fatto. Bene.
dobbiamo fare una Ma infatti è questo, è amicizia, rimane sempre comunque sia un ricordo anche di, appunto, di altri giocatori, potete guardare di conoscenza, potete guardare anche le loro tecniche, quindi insomma, cioè, vi raccomando ragazzi, c'è sempre da imparare, con calma, senza fretta, senza furia, però c'è sempre da imparare, ok? Allora ragazzi, io vi do un grande in bocca al lupo, vi ringrazio di cuore di essere venuti qua e vi saluto da Rimini e ci vediamo il prossimo anno, ok? Ciao ragazzi! Sì! Grazie ragazzi! Ciao!